prima di immergerti nel video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, prima del video apertura che arriverà a brevissimo, visto che sto ultimando le ultime cose per fare il toto delle schegge e poi registrare l'apertura, quindi state sintonizzati perché a brevissimo arriverà la super apertura. Voglio parlarvi di una notizia molto molto interessante che è arrivata in game, una nuova modalità di apertura cristalli, una nuova tipologia di cristalli che a mio avviso potrà veramente cambiare drasticamente il game in maniera positiva per quanto mi riguarda. Se andate qui nel negozio troverete questo cristallo Premium Nexus. Di cosa si tratta? Si tratta di nuovi cristalli che, anziché avere la classica modalità di mettere nello spinner, far girare e uno eroe poppa fuori e vi pigliate quello, c'è la possibilità di scegliere tra tre eroi che casualmente, con la stessa probabilità, con lo stesso drop rate del cristallo normale, vi usciranno e voi potete scegliere uno fra tre. Quindi è una modalità davvero interessante perché consente di sicuramente aumentare le chance di ottenere un PG che si desidera, e inoltre se questo verrà applicato a vari altri cristalli sarà ancora più interessante. Allora vi mostro come si presenta la schermata quando aprite il cristallo, ovvero è questa qua. In sostanza, a posto di vedere il singolo personaggio che esce dal cristallo, vi compare questo pop-up con la scelta tra tre, e nel caso dei premium ad esempio la scelta fra tre non è che se esce un 2 stelle sono tutti e tre 2 stelle, può essere che nei tre ci sia un 4, un 2 o un 3 e ovviamente voi vi pigliate il 4, quindi è veramente una cosa molto interessante. Ma la cosa ancora più interessante è che il dataminer Otrux, che è andato a smanettare in game per cercare di capire tra i file appunto del codice se ci fosse qualche info in più, ha scovato questa immagine. Questo è il cristallo 5 stelle con l'iconcina del cristallo Nexus. Questo vuol dire che all'interno della programmazione del game è già presente l'oggetto del cristallo 5 stelle Nexus. Questo è veramente game changing, come si suol dire, perché avere la possibilità di aprire un cristallo 5 stelle che però a posto di avere un solo eroe ti fa scegliere tra tre è veramente tanta roba. Allora, al momento non si sa assolutamente né quando questi tipi di cristalli 5S verranno inseriti in game, né quanto costeranno, né se si potranno trovare in negozio o tramite alcuni eventi, se servirà la stessa quantità di schegge, cosa che non penso. Ci saranno comunque delle differenze, saranno cristalli più costosi sia in termini di schegge che il modo di ottenerli rispetto ai 5S normali, però se facessero qualcosa come una sorta di 15K, che però al posto che essere un 15K magari è un 11-12K e ti dà la scelta fra tre eroi, oppure darlo come ricompensa di eventi particolari, mensili, sfide, nuovi eventi che usciranno, secondo me è veramente una bella idea. È una bella idea perché uno dei problemi secondo me di questo gioco è il fatto che c'è troppa randomicità negli eroi. C'è un player, un profilo molto fortunato cresce molto di più di un profilo meno fortunato, a parità di soldi spesi in game se uno li spende meno, abilità del player. Quindi dare la possibilità a chi apre un cristallo di avere tre scelte anziché una, in base al proprio roster, in base alle proprie esigenze, a quello che gli interessa, è veramente un'ottima idea. Quindi spero che verrà sviluppata al meglio, spero che questa tipologia di cristallo Nexus verrà applicata appunto a tutti i cristalli del game, non solo ai premium. Abbiamo visto che il 5S molto probabilmente arriverà e al 6S, ai cristalli Cavaliere, Gran Maestro, eccetera. Quindi grazie mille per essere stati con me in questo video molto veloce, ci tenevo a informarvi di questa cosa perché la reputo veramente molto interessante, potrebbe veramente cambiare il concetto di apertura di cristalli che abbiamo al momento in game. Vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti al canale, mettete un like qui sotto se il video vi è piaciuto, commentate e ditemi la vostra su questi nuovi cristalli perché mi interessa molto il vostro parere. Ci vediamo al video di apertura che vi annuncio già in anteprima, avrà una chicca, un annuncio speciale al suo interno molto interessante, quindi mi raccomando passate tutti a trovarmi e a guardare quel video. Ci vediamo presto, una buona giornata a tutti, ciao!